Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Ragazzi, come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram se vi va, detto questo sigla e poi ci diamo dentro col video. Oggi ragazzi voglio andarvi a raccontare una storia davvero delicata. Qualcuno di voi nelle scorse settimane mi ha chiesto in direct di parlare di Susan Whaley e credetemi, questa storia non è solo delicata, ma è anche alquanto difficile da esporre. Ma farò del mio meglio. Partiamo da un evento scatenante che ha reso evidente questo caso. Siamo a Los Angeles, è il 4 novembre del 1970. Una donna e una bambina si presentano in un edificio pubblico a Temple City per chiedere un sussidio statale parziale, proprio per la parziale cecità della donna. Ma l'operatore sociale a cui si è rivolta la donna nota che c'è proprio qualcosa che non va, che non ritorna. La bambina che accompagna la donna pare abbia circa 6 anni e si muove davvero in modo scoordinato. Non parla se non facendo qualche grugnito ed è chiaro che questa bambina non abbia la minima idea di dove si trovi. L'operatore quindi cosa fa? Chiede l'età della bambina alla donna e la donna risponde lasciando l'operatore letteralmente senza parole. A 13 anni e mezzo. Questo è l'esatto momento in cui viene chiamata la polizia, che con le sue indagini fa scoperchiare un vaso di Pandora talmente grande che verrà ricordato come il più grave caso di isolamento di minore dell'intero 1900. La bambina che accompagna la madre a Temple City si chiama Susan Whaley. Nasce nel 1957 da Clark Whaley, suo padre per l'appunto, e da Irene Oglesby, sua madre. I motivi per cui Susan abbia subito una reclusione possiamo trovarli probabilmente proprio nel passato di suo padre, in quanto Clark Whaley era stato cresciuto in parte da una madre che gestiva un bordello. Era una tipa così, una cosiddetta ragazzaccia da bar e faceva quello di mestiere. Peraltro, non ho capito il motivo, inizialmente al figlio ha dato un nome prettamente femminile, ossia Pearl. Questo nome è davvero motivo di derisione per lui. Per tutta l'età infantile il bambino è cresciuto immerso dalla derisione costante da parte dei suoi coetanei e la madre la vedeva di rado dato il suo lavoro. Quindi il bambino ha passato la sua infanzia tra vari orfanotrofi, sviluppando di conseguenza un enorme risentimento per sua madre. Dopodiché Pearl cresce e in età adulta cambia il suo nome in Clark. Fa il meccanico di volo durante la Seconda Guerra Mondiale e successivamente continua la sua carriera nell'ambito dell'aviazione. È proprio in questo periodo che Clark conosce la sua futura moglie, Irene Oglesby, che proveniva da una famiglia di agricoltori dell'Oklahoma. Irene durante la sua prima infanzia ha subito un grave trauma cranico per colpa di un incidente. Purtroppo questo incidente le ha provocato un danno neurologico permanente, la perdita della vista di un occhio, che sarebbe peggiorata man mano nel tempo. Inizialmente, effettivamente, Clark e Irene sembrano una coppia felice, però dopo il loro matrimonio, avvenuto a Los Angeles il 28 settembre del 1944, iniziano ad esserci le prime problematiche. Subito dopo il matrimonio, Clark impedisce a sua moglie Irene anche solo di uscire di casa, purtroppo anche mettendole le mani addosso. Col tempo la donna si è anche ammalata di cataratta e si è distaccata una retina dall'occhio già malandato. In questo modo Irene diventa sempre più dipendente da suo marito. Non ci vede, ha davvero bisogno di lui per fare tante cose nel quotidiano che la malattia le impediva di fare. Clark, il marito di Irene, non amava i bambini. Era stato tassativo, non voleva avere alcun pargoletto che girasse per casa, in quanto odiava il loro pianto e lo stress che inevitabilmente portavano con sé. Però, dopo 4 anni dal loro matrimonio, succede una cosa, oserei dire inevitabile. Irene rimane incinta. Pensate che Clark ha messo le mani addosso a sua moglie per tutta la gravidanza, questo però non ha impedito ad Irene di mettere al mondo una bambina apparentemente sana. La bambina in questione si chiamava Dorothy ed è nata il 2 giugno del 1948. Peccato che Clark ammetta di trovare le sue grida, i suoi pianti, le sue urla inquietanti e quindi ragazzi decide di metterla in garage. Come ovvio che sia, la creatura contrae una polmonite e ad agosto del 1948 viene a mancare purtroppo. Passa un anno e nasce Robert, ma lui a causa di una malattia congenita viene a mancare a distanza di pochissimi giorni dalla nascita. Passano altri 3 anni e Irene rimane di nuovo incinta. Questa volta è un maschio ed è sano. Si chiama John. Il punto è che il padre lo costringe letteralmente a tacere. Clark diceva a sua moglie che se il bambino non avesse chiuso la bocca, avrebbe pensato lui a tutti e due. Di conseguenza Irene è obbligata a tenere il bambino il più in silenzio possibile, causandogli ovviamente gravi ritardi nello sviluppo linguistico e fisico. Però poi per John
Qualcosa cambia, perché alla 24 anni viene affidato a sua nonna paterna, che si prende cura di lui. E lo fa per davvero tanto tempo, all'incirca per 2 anni. Con sua nonna, John ha davvero fatto grandi progressi. Lei era amorevole, si prendeva cura di lui. E se ci riflettiamo, questa è una cosa alquanto strana. Se pensiamo a come la nonna di John, madre di Clark, abbia cresciuto il figlio. Arriva il 18 aprile del 1957 e Erin dà alla luce un'altra bambina. Si chiama Susan. John, il fratello maggiore di Susan, nel frattempo sta bene, è affidato alla nonna, però all'incirca 6 anni il bambino rimane totalmente impotente dinanzi a un incidente stradale che purtroppo ha costato la vita della sua amata nonna. È questo l'evento che condanna John a tornare a vivere con i suoi genitori. Come abbiamo già ampiamente detto, sua madre era quasi completamente cieca, mentre suo padre era davvero severo e duro, un vero e proprio tiranno. L'uomo, oserei dire ormai delirante, incolpa proprio John, suo figlio, della morte di sua madre. Quando è ovvio che in realtà John non c'entrava assolutamente nulla, era un bambino di 6 anni. La mente di Clark subisce un altro duro colpo, specialmente quando il guidatore che purtroppo ha causato l'incidente, risultato fatale per sua madre, se la cava con poco. L'uomo a questo punto forma nella sua mente una vera e propria repulsione per la società. Dopo questa presa di posizione, Clark inizia ad essere sempre più instabile, arrivando ad isolare totalmente la sua famiglia dalla società. Pensate che la sua follia era arrivata a un livello tanto importante da mollare il lavoro proprio per trasferirsi a casa della sua defunta madre a Temple City, in California, dove per di più la stanza della donna viene letteralmente trasformata in un santuario. I suoi familiari non potevano far parte di quella società che lui tanto ripugnava, e quindi li condanna a non poter né uscire né avere visite. In questo stesso periodo a Susan viene diagnosticata una displasia dell'anca, che consiste in uno sviluppo anomalo dell'anca che ha inizio in epoca fetale. Se non trattata immediatamente, evolve durante i primi anni di vita del bambino con esiti purtroppo invalidanti e permanenti. Susan quindi deve forzatamente mettere un tutore ortopedico proprio per abdurre l'anca, e lo fa. Ma nel frattempo suo padre Clark si è assolutamente convinto di una cosa: Susan ha un ritardo mentale. La situazione è questa: Clark ha ormai problemi mentali parecchio parecchio pesanti. Si convince di non essere adatto a vivere in quella società, che lo faceva sentire un fallito, un reietto, un outsider. Quindi l'uomo inizia ad isolare la famiglia, specialmente Susan, pensando di proteggerla in un certo senso dal brutto mondo che c'è là fuori. Non so se riesco a spiegarmi, ma la mente di Clark, padre di Susan, è talmente tanto alienata che già quando si sono trasferiti a Temple City, l'uomo era già abituato a segregare in modo sempre più ossessivo Susan. Per l'esattezza la tiene in una camera da letto, da sola, tutto il giorno, mentre il resto della famiglia si era organizzata per dormire in salotto. Il padre di Susan, ogni volta che ha a che fare con lei, non le parla mai normalmente. Ringhia, abbaia come un cane, grugnisce, ma non parla mai normalmente con sua figlia Susan. E quindi Susan conosce solo quei versi, letteralmente solo quei versi e poche altre parole. E per di più, man mano che il tempo passa, il padre di Susan diventa ancora più ossessivo. Inizia letteralmente a bloccare Susan in una camicia di forza casalinga e progettata da lui proprio per impedirle i movimenti. Pensate che Susan ha sempre solo indossato pannolini e purtroppo con anche l'imbragatura Susan riusciva a malapena a muovere le estremità del suo corpo, ragazze e ragazze. Di giorno stava sempre seduta su una sedia, talvolta il padre la richiudeva anche in bagno. Ma, arrivata la notte, il controllo era ancora più totale. Susan veniva messa in un sacco a pelo e poi incastrata in una culla, coperta a sua volta da una sottospecie di coperchio metallico. Nel frattempo, John, il fratello di Susan, ovviamente subisce i maltrattamenti del padre ogni tanto. Ci sono delle volte in cui anche lui è obbligato a fare cose brutte a Susan, sua sorella. Ovviamente sempre per ordine del padre, però ci sono alcuni momenti in cui John non ce la fa e quindi scappa di casa piuttosto che stare a contatto con suo padre. Dovete sapere che Clark dava da mangiare a Susan il meno possibile, ma soprattutto si rifiutava categoricamente di dare del cibo solido. Questo vuol dire che Susan veniva nutrita principalmente con della pappa per neonati, dei cereali trasformati sempre per neonati, un uovo alla coca occasionale e dell'acqua. In questo modo anche Erin riesce a vederla, ma non può assolutamente nutrirla. È tassativo, Clark la vuole nutrire lui. Fine. Queste sono le regole.
Irene, la madre di Susan, avrebbe poi detto successivamente ai ricercatori e ai medici che studiavano il caso della figlia che, quando possibile, verso le 11 di sera, cercava di darle del cibo extra, del cibo in più, facendo in modo che la bambina sviluppasse una sorta di sonno normale, in cui praticamente dormiva sempre. E peraltro questo ritmo di sonno-veglia, Susan continuerà ad averlo per un bel po' di tempo, anche quando sarà allontanata dal padre, perché sì, ragazzi, Susan verrà allontanata dal padre. In ogni caso, come vi ho appena detto, Irene cercava per lo più di far dormire per la maggior parte del tempo Susan. Perché, ragazzi e ragazze, Clark, ossia il padre di Susan, aveva una tolleranza del rumore davvero davvero minima. E con minima intendo che si era anche rifiutato di mettere in casa una televisione o una radio funzionanti. Irene, sua moglie, John, suo figlio devono stare perennemente in silenzio. Ma soprattutto era severamente vietato per loro parlare con Susan. Altrimenti sapevano già cosa avrebbero dovuto subire. Altri maltrattamenti da parte di Clark. Questo significa che qualsiasi conversazione avessero Irene e John era sempre molto molto silenziosa e ovviamente Susan non poteva sentirli. Clark, il padre di Susan, ha tenuto la figlia sempre in una stanza estremamente buia, con all'interno un presepe, una sedia, due mobili e due giacche impermeabili. Susan ha conosciuto per anni interi solo questi oggetti. La stanza in cui stava Susan aveva due finestre, ma erano per la maggior parte oscurate. Solo una delle due finestre faceva entrare giusto un po' di luce. E Susan in questo modo, attraverso quel piccolo spiraglio della finestra, riusciva a intravedere uno scorcio di cielo e il lato di una casa vicina. Dopodiché ovviamente poteva sentire dei rumori ambientali, come ad esempio il rumore degli uccellini, e infine poteva udire in lontananza un bambino che si esercitava col pianoforte. Pensate che durante tutto questo periodo di prigionia, Clark non dà quasi mai il permesso a nessuno di lasciare l'abitazione. Permette solo a John, suo figlio, di andare e tornare da scuola. Ovviamente nessuno dei vicini era a conoscenza del fatto che Clark fosse un tiranno e che purtroppo facesse del male a tutti i membri della sua famiglia. Ma soprattutto, ragazzi, vi dirò di più, i suoi vicini non avevano idea che esistesse Susan, non l'avevano mai vista. Ed è una cosa assurda, assurda. Irene, la madre di Susan e moglie di Clark, era già una donna per natura remissiva. Ma soprattutto, come vi ho fatto notare più volte in questo video, è praticamente quasi cieca da un occhio ormai. Clark le metteva le mani addosso, sì, ma l'ha anche più volte minacciata. Se avesse tentato di contattare i genitori, qualche amico stretto o ancora la polizia, Irene se la sarebbe dovuta vedere con Clark. E lo stesso identico trattamento è riservato a John, il fratello di Susan. Clark gli dà attentamente delle istruzioni per mantenere le sue azioni segrete e man mano che il figlio cresce, Clark lo obbliga a sua volta a fare del male a Susan. E a mio parere Clark questa cosa l'ha fatta per rendere il figlio complice in qualche modo. È ovvio che John non volesse fare del male alla sorella, ma era del tutto impotente dinanzi a suo padre. Aveva paura di ricevere una punizione ancora peggiore se avesse tentato di aiutare Susan. E sicuramente sarebbe andata così, ragazzi e ragazze. Però, come vi ho già detto, John in alcuni casi non ce la fa e quindi scappa di casa, sta via anche per giorni lontano da casa, proprio per non dover vedere suo padre, per non dover vivere quella situazione assolutamente assurda e malata oltre misura. Arriva però un giorno che è cruciale per tutta la situazione, per Irene e anche per Susan. Susan ha circa 13 anni e mezzo e in quel giorno Irene e Clark hanno davvero una violenta lite. Irene quel giorno voleva chiamare i suoi genitori, era tassativa e ha minacciato Clark dicendogli: guarda che se non mi fai contattare i miei genitori io esco, scappo e non mi vedi più. Clark alla fine cede e scopriamo anche il motivo per cui Irene ha insistito proprio in quella giornata per sentire i suoi genitori. Clark doveva uscire di casa, per forza. Irene infatti approfitta di quell'ora in cui il marito non è a casa per darsi la gambe. Prende Susan e scappa dai suoi genitori a Monterey Park, una città situata sempre nella contea di Los Angeles. A quel punto John, il fratello di Susan, ha già 18 anni, quindi pensate che è già scappato di casa e sta già vivendo con degli amici in giro in qualche modo, insomma. Quindi Irene e Susan stanno dai genitori di Irene. Passano 4 settimane e Irene decide di richiedere la famosa indennità di invalidità per i non vedenti. Arriviamo quindi all'inizio del nostro video. Siamo al 4 novembre del 1970 e Irene va in una cittadina vicina, ossia Temple City,
una cittadina che peraltro conosce anche molto bene, purtroppo. La donna, al posto di entrare nell'ufficio adeguato, si reca nell'ufficio dei servizi sociali. E come vi ho detto all'inizio video, l'operatore sociale che accoglie Susan e Irene si rende conto che in Susan c'è proprio qualcosa che non va. A prima vista sembrava una bambina di 7 anni, per di più con problemi di autismo. I genitori di Susan quindi vengono arrestati e la bambina viene posta sotto protezione di un tutore legale. A causa peraltro delle sue condizioni fisiche davvero molto drammatiche, viene messo un ordine dal tribunale perché Susan venga immediatamente mandata all'ospedale pediatrico di Los Angeles. La verità viene a galla e l'abitazione degli orrori di Temple City viene perquisita e ovviamente sequestrata. Irene viene rilasciata, ma viene organizzato un processo per il padre di Susan, Clark. La prima udienza è fissata il 20 novembre del 1970, ma l'uomo non si presenta. Il punto è che Clark non è che stesse cercando di scappare, uscire dal paese, no, si era già dato per spacciato, ragazzi, freddandosi con un colpo di fucile. Lascia due biglietti, uno per John, suo figlio, con scritto semplicemente «Sii un bravo ragazzo, ti voglio bene», e poi lascia un biglietto più generico, con su scritto «Il mondo non avrebbe mai capito». A questo punto, dopo la dipartita di Clark, tutto il personale ospedaliero si concentra su Susan. Sua madre Irene finalmente può dedicarle tutto l'amore possibile, tutto l'amore che non è riuscito a darle. Poco dopo in tribunale viene dichiarato che la quasi cecità di Irene e il temperamento aggressivo del marito l'avevano resa incapace di aiutare i suoi figli. Non solo le accuse contro di lei vengono ritirate, ma riceve anche una consulenza per un ospedale psichiatrico. Per quanto riguarda Susan, inizialmente i medici, i ricercatori e gli scienziati si sono focalizzati sul fatto che la bambina non abbia imparato alcuna lingua. Così Susan nei mesi fa grandi passi avanti. Inizia a sviluppare una forte capacità di comunicazione non verbale, che è già un inizio. E poi, più gradualmente, ha anche acquisito alcune abilità sociali di base. La verità è che però Susan non è riuscita a imparare completamente la lingua. Aveva sicuramente aumentato il suo vocabolario, ma purtroppo non era in grado di vivere autonomamente, proprio a causa della vita che ha dovuto subire in passato. Arriviamo al 1975, perché Susan compie 18 anni e sua madre, Irene, dichiara di volersi prendere cura di lei. Peccato che poco dopo Irene si rende conto che molti comportamenti di Susan, specialmente la mancanza di autocontrollo, erano davvero angoscianti per lei. Quindi Irene contatta il Dipartimento di Salute della California e trasferisce Susan in una casa di cura in cui vive ancora oggi. Susan oggi dovrebbe avere circa 60 anni, ma purtroppo le sue condizioni non sono note, in quanto solo pochissime persone possono entrare in contatto con lei. Detto questo, ragazzi, ho finito di sproloquiare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione, mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.